Nel mondo ogni 8 minuti muore una donna, in Italia una ogni 2 giorni. 124 quelle uccise nel solo 2012. Di questi delitti il 60% è avvenuto nel contesto di una relazione tra vittima e autore. Nel 25% dei casi le donne stavano per porre fine al rapporto o lo avevano già fatto. Nel 63% l'omicidio è avvenuto in casa. Una mattanza assurda in un paese come il nostro che si definisce civile. Il femminicidio però è ancora oggi una piaga sociale, un cancro dal quale sembra impossibile guarire. La ben radicata cultura del vince chi è più forte appare ancora diffusa nel bel paese dei diritti riconosciuti. Così all'escalation di violenza si devono aggiungere 74.000 casi di stupri tentati o consumati, le percosse, gli spintonamenti, le minacce con pistole e coltelli. Non è un fenomeno lontano da noi. Yara Gambirasio, Melania Rea, Elisa Claps, Sara Scazzi. Queste sono solo alcune delle vittime di una violenza che non lascia scampo. Loro sono quelle con un volto, ma in Italia numerose quelle che restano in silenzio per paura e vergogna. E questa non è l'unica faccia della medaglia di una società che persevera nella discriminazione di genere. In un paese dove ruoli dirigenziali ancora sembrano ad esclusivo appannaggio maschile, che non riesce a far sentire sicure le sue donne la sera quando camminano da sole per strada, in un paese dove la maternità può diventare un limite nella scalata professionale, ricordare le barriere che ogni giorno devono superare coloro che fanno parte dell'universo rosa solo l'8 marzo sembra piuttosto riduttivo. Bisognerebbe rammendare ogni singolo istante pochi semplici concetti. Il carattere non si dimostra con la forza fisica, ma con la forza delle proprie idee. Le donne oggetto esistono, ma sono una semplice minoranza, così come l'uomo oggetto. Basta associare il sesso femminile alla velina, alla cubista o al ministro arrivata senza alcuna gavetta. Le donne sono tutte coloro che si alzano ogni mattina, puliscono casa, preparano la colazione per i loro bambini, corrono in ufficio, rientrano, lavano, stirano, cucinano. Sono le ultime ad addormentarsi la sera e le prime a svegliarsi la mattina. Sono casalinghe, commesse, autiste, donne delle pulizie, impiegate. Essere donna non significa accontentarsi di un ramoscello di mimosa l'8 marzo o partecipare ad iniziative ad hoc per una sola giornata. Significa battersi per 365 giorni l'anno affinché si riconoscano responsabilità sociali, perché si lavori attivamente per un'effettiva integrazione nel mondo del lavoro senza la necessità di dover parlare di quote rosa, ma semplicemente per meritocrazia. Significa avere una giustizia che non lasci impuniti gli aggressori, significa costruire un welfare che consenta alle donne di mettere su famiglia, diventare mogli e madri senza dover rinunciare alla carriera.